innanzitutto per l'invito. A Parma ho fatto sicuramente qualche conferenza di matematica quando mi occupavo prevalentemente di matematica. Io a Parma ero figlio di un famoso matematico italiano, Lino Bernigani. Per il resto Parma per me è associata a Toscanini e a Verdi, più a Toscanini che a Verdi, in quanto mio nonno Emilio Risso conosceva 25 lingue. Tenete conto che Verdi, che Toscanini è nato un 25 di marzo, come Marta Oliveto un 25 di marzo. Mio nonno, conoscendo queste lingue, aveva un albergo a Milano, divenne l'interprete della Scala e divenne amico di Aureliano Pertile, il tenore preferito di Toscanini, cosa che ho saputo solo una quindicina di anni fa e che mi ha spinto a entrare nel mondo della lirica. In particolare ho risolto pari due problemi aperti che riguardavano Toscanini, ovvero perché ruppe con il suo allievo Alberto Erede, direttore d'orchestra, e se esistessero o no lettere delle sue amanti, perché ci sono molte lettere sue alle amanti che le conservavano preziosamente. È uscito un volume con circa 300 lettere, ma di lettere di una sua amante, Rosina Storchio, ne esiste solo una che ho trovato io in un abbandonato museo di Bello, in provincia di Verdi. Qui a Toscanini, qui a Parma ho intervistato alcuni soprani, una delle quali si chiama Vilma Colla ed è probabilmente una discendente di quella bastardella Guaguiari, vissuta alla fine del Settecento, considerata la più grande soprano di ogni tempo, che era sposato con un Colla che aveva un figlio maschio, quindi da cui potrebbe essere discesa. A Toscanini sta anche un mezzo soprano che ha 92-94 anni e che è una nipote di Toscanini, il quale aveva una serie di figli al di fuori di quelli ufficiali. E qui vicino a Lesignano dei Bagni, a pochi chilometri da questo luogo, sta uno straordinario personaggio che si chiama Mario Lanfranchi, che è stato il primo regista di film musicali e che è stato marito di Anna Moffo per 15 anni, è un soprano americano considerato una delle più belle donne dell'epoca. Ed altro è comunque un grande seduttore che però si è fermato pare a sole 1.200 donne, per non offendere Don Giovanni che ne aveva 1.300. E attualmente a 190 anni si è dedicato ad allevare cavalli. Oggi non può essere presente perché partiva per Pisa, dove c'era una corsa di cavalli. Bene, ora io sono in pensione dal mese di novembre, perché arrivati a 70 anni si va in pensione, e da alcuni anni ho abbandonato l'attività prevalente nel campo della matematica, anche se le ricerche che ho fatto hanno portato a due o tre problemi matematici molto interessanti che saranno forse risolti da qualcun altro, perché avevo il tempo di trattarli. E come sono entrato in questo campo? Ora, avevo 7 anni quando nella casa dove la mia famiglia si era rifugiata dopo i bombardamenti di Milano, in cui l'ultima bomba distrusse la casa dei miei nonni, in cui c'erano anche tanti libri, in questa casa che si trovava a Paderno Dugnano del 1700, erano restati pochissimi libri che io leggevo e rileggevo, ed arrivava la rivista Selezione, che era molto informativa anche perché ogni numero in fondo aveva la sintesi di un libro, e ricordo che lessi allora la sintesi del libro Mondo in collisione di Velikovsky, in cui si interpretavano i fenomeni della Bibbia in termini di eventi naturali speciali e non di miracoli, fra i quali il fenomeno del sole che si fermava, cose che mi aveva affascinato, che poi io dimenticai, e dopo una trentina di anni ritrovai Velikovsky parlando delle idee che mi nascevano con un inglese. Questo perché Velikovsky fu praticamente dimenticato, non considerato in Italia salvo uno dei finetti, mentre in Inghilterra e in America con le prime le prime spedizioni e missioni spaziali
che trovarono molte cose che aveva predetto, ci fu un revival, nacquero delle riviste e così via. Avevo 10 anni quando una sera di giugno ero fuori a giocare sulla strada davanti alla casa mia, in cui era la nuova casa in cui eravamo entrati da poco, la strada piena di sassi non era asfaltata, e vidi nel cielo, a un certo momento alzai la testa e vidi a 45 gradi di altezza in direzione sud un oggetto che sembrava la luna muoversi rapidamente, poi si fermò sullo zenith, si spostò a sinistra e scomparve. E ebbe l'impressione che fosse qualche cosa, anzi gridare, guardate c'è un UFO, c'è un UFO, c'è, no, c'è un disco volante. Allora la parola che si usava era disco volante, e successivamente io e gli altri miei amici osservammo che c'era una luce come un fanale enorme che spazzava in cielo. Avevo 12 anni quando, andando nel Salento, dove era nato mio padre, nella casa del mio nonno, c'era una montagna di libri che mio padre aveva preso quando andava al liceo, prima di venire a Milano a studiare legge, e che non aveva letti, e qui trovai un libro che dava la sintesi della teoria di Wegener sulla deriva dei continenti, dello spostamento dei continenti. E anche questo libro mi impressionò molto. E poi c'è stato tutto il periodo in cui mi sono dedicato alla matematica in Italia, a Stanford, in Inghilterra, in Germania, in Cina, eccetera, finché trovai su un numero di Scientific American un articolo di un tale George Wetherill dello Smithsonian Institute, che era l'astronomo considerato autore del migliore modello di formazione dei pianeti, modello che poi è stato completamente contraddetto, almeno in gran parte contraddetto, dalla scoperta dei sistemi planetari extrasolari in cui ci sono viste cose che erano assolutamente ritenute impossibili. Bene, questo è un articolo però dedicato ai cosiddetti oggetti Apollo, che era una nuova entità sconosciuta agli astronomi sino a non molti anni prima. Oggetti che sono in orbite attorno al Sole e che possono intersecare l'orbita dei pianeti e quindi scontrarsi con i pianeti. Oggetti che sono come considerati o degli asteroidi, varie ipotesi ci sono. In quel momento era dominante l'ipotesi che fossero nuclei spenti di una cometa. Una cometa dopo un po' di giri perde tutto il materiale gassoso, si spegne, non è più visibile, però ancora lì può finire. E si calcolava che ce ne fossero almeno un numero molto elevato di varie centinaia di dimensioni superiori al chilometro, e che ogni milione di anni ci fosse un numero abbastanza elevato di impatti di questi oggetti con la Terra, oltre che con altri pianeti e soprattutto con il Sole. Bene, a questo punto, riflettendo sugli effetti di un impatto, giunsi alla conclusione, che adesso è accettata generalmente dai geologi e che fu raggiunta da me per primo, fu raggiunta in parte anche da Fred Hoyle, che un impatto su un continente o su un oceano potrebbe spiegare l'attivazione di un'era glaciale o la fine di un'era glaciale. In particolare, l'impatto su un continente, che è meno probabile di un impatto su un oceano di un fattore 3, perché gli oceani coprono 400 milioni di chilometri circa, beh, comunque da 3 volte la copertura della superficie terrestre rispetto ai continenti. L'impatto su un continente produrrebbe un cratere e della polvere che si spargerebbe per tutta la Terra all'ingrosso, bloccando la radiazione solare e quindi portando ad un raffreddamento associato anche a fenomeni di passaggio del calore dalle basse latitudini alle alte latitudini, quindi piogge eccetera eccetera, piogge che le alte latitudini diventano neve, e quindi questo un impatto sul continente è una causa naturale e probabile dell'instaurarsi veloce di un'era glaciale, e questo è in contraddizione con la teoria allora più accettata di Milankovitch, che associa le glaciazioni a piccoli spostamenti della oscillazione dell'asse terrestre e così via, il famoso ciclo di Milankovitch.
In senso contrario opererebbe invece l'impatto su un continente, su un oceano. Il motivo è che mentre lo spessore della crosta terrestre è di circa 60-80 km nei continenti, quindi è molto difficile che un asteroide, un oggetto pollo, una cometa penetri questo spessore, lo spessore medio della crosta terrestre oceanica è di 3 km e mezzo circa, salvo nella zona più vicina ai continenti dove c'è la cosiddetta piattaforma continentale. Quindi un impatto si può calcolare, ad esempio, che un asteroide di un chilometro di diametro a velocità 25 km al secondo attraverserebbe, prima di fermarsi, 16 km di acqua. Nessun oceano ha una simile profondità, quindi mediamente un impatto sull'oceano avrebbe l'oggetto che urta il fondo oceanico quasi con tutta la sua energia, e questo effetto questo darebbe come effetto la spaccatura del fondo oceanico e l'emissione di grandi quantità di magma che farebbe evaporare l'acqua degli oceani. Quindi piogge piuttosto calde, oltre che uno tsunami enorme, che avrebbero come effetto di sciogliere i ghiacci e altri effetti più complicati che non è il caso di discutere. Quindi l'esistenza di questi agenti extraterrestri spiegherebbe il fenomeno geologico delle glaciazioni e della fine delle glaciazioni. E quindi è un fenomeno di tipo non interno alla Terra, ma esterno. E nasce, ovviamente, la distribuzione di questi oggetti, ce ne sono pochi di grandi dimensioni, attualmente se ne sono scoperti di 20 km di diametro, però non sono noti assolutamente tutti, e se si scende sulle basse dimensioni sono sicuramente molti di più. Sull'origine di questi oggetti, con la teoria che presenterò, si può anche pensare ad una origine dal pianeta Giove, che nel 6910 a.C., e questa data così precisa nasce dalla cronologia mesoamericana, sarebbe stato colpito da un oggetto di grandi dimensioni, 10 volte la massa della Terra, nel punto in cui adesso c'è ancora la macchia rossa. E questo impatto avrebbe fatto espellere da Giove una grande quantità di massa, vedremo che cosa in particolare si sarebbe formato, e sicuramente si sarebbero anche formati questi oggetti Apollo e così via. Bene, allora nel 79 questo articolo fece partire il mio interesse in questo campo, che è andato crescendo, è diventato anche dominante, e si è concentrato su queste problematiche. L'analisi delle catastrofi a memoria di uomo, a partire diciamo dal 10.500 a.C., la loro datazione, la loro cronologia e le loro cause e i loro effetti sulla civiltà umana. Questi eventi inoltre hanno delle conseguenze anche a livello extraterrestre, nel senso di vita extraterrestre o di visitatori extraterrestri, per due motivi. Uno è legato alla visione che viene assunta del pianeta Marte, il quale sarebbe stato satellite della Terra originario, fino al momento in cui la Terra ha avuto due satelliti per 2450 anni e poi Marte è stato espulso, entrando in un'orbita che però per 100 volte è passata vicino alla Terra. I 99 nomi di Dio del Corano più il centesimo segreto. E recentemente, leggendo l'ultimo libro di Pier Giorgio Baima Bollone, che è un patologo di Torino, età circa 85 anni credo, maggiore specialista italiano della sindone nei sudari di Oviedo eccetera, ma ho scoperto è anche autore di un libro sull'Egitto, uno sui Maya e uno sull'origine di Torino, che partirebbe 700 anni prima dell'origine di Roma. Bene, e leggendo questo ultimo libro, che è estremamente informativo e ve lo consiglio, però nonostante molto poco, ho letto una cosa che non sapevo, se l'avevo letta in passato l'avevo dimenticata, che riguarda la cappella di Roslin in Scozia, una cappella templare, la quale avrebbe
dipinto al suo interno 100 uomini verdi che sputano, foglie, e ci sarebbero 56 simboli massonici. Sono tutti numeri associabili a Marte. I 100 sono i 100 passaggi di Marte, di cui l'ultimo speciale è quello che ha raddrizzato, ha circolarizzato l'orbita di Marte. Il fatto che siano verdi, non so, potrebbe essere legato al fatto che Marte, quando era satellite della Terra, aveva i suoi oceani, forse salati, forse no, probabilmente salati, comunque aveva anche dell'acqua e delle piogge, e forse era visto come un pianeta verde. Lo sputare foglie potrebbe essere legato alla perdita di questo verde con tutti i passaggi successivi dell'attivazione dei vulcani, eccetera, però diciamo una pura ipotesi. E 56 è un numero associato a ogni quanti anni Marte passava vicino alla Terra. Questo numero è 54 per il primo, il secondo e il terzo millennio avanti Cristo, come è stato dedotto da Donald Patten, che ha evidenziato una ventina di catastrofi nella Bibbia separate da 54 anni. Però, e questa è una cosa che mi sono reso conto molto recentemente, scoprendo il 56 anche in raffigurazione egizia, prima del diluvio l'anno aveva 360 giorni, non 365. C'è tutta una serie di evidenze. Quindi probabilmente la durata dell'anno terrestre era inferiore, e quindi conteggiare in termini di anno terrestre il periodo di Marte non era più 54, ma era un numero più grande. Quindi questa è una possibile spiegazione di questo 56. Bene, adesso dovrei attivare il PowerPoint qui, perché c'è qualche immagine che presenta anche tutto. Quindi parlerò brevemente, vabbè, come ho già accennato, maggiori dettagli su Marte. Metis è una divinità greca poco nota, e voi probabilmente ricorderete dalla mitologia che si fa nei licei che Atena è nata dalla testa di Giove. Ora c'è il mito che dice che Metis era una delle mogli ufficiali di Giove, il quale ha avuto due mogli ufficiali, Metis e Era o Minerva, e poi ha avuto altre conquiste, non so tante quante quelle di Mario Manfranchi. E la leggenda dice che Metis, gravida di Atena, entrò nel corpo di Giove che espulse Atena dalla testa. Poi l'uomo cosmico naturalmente appare in questo scenario associato a Giove, perché voi avete un pianeta gigante, Giove, che diametro circa 100 volte quello della Terra. E non 100 volte, 10 volte quello della Terra, circa 100.000 km di diametro, il quale è colpito da un oggetto che vedremo più avanti aveva una massa calcolata 10 volte la massa della Terra, che fa un cratere profondo migliaia di chilometri da cui viene espulso materiale, si riscalda enormemente, l'atmosfera di Giove si dilata, la crosta di Giove, che è costituita in gran parte da idrati di metano, che è una molecola instabile, si trasforma anch'essa in un gas. Alla temperatura a cui si arriva il gas diventa plasma, e quindi Giove appare nel cielo come un oggetto molto luminoso di colore bianco e anche attraversato da scariche elettriche che sono tipiche dei plasmi. Questo oggetto ha dopo un po' la forma di un uovo, inizialmente aveva una forma un pochino più complicata, e la vedremo nella raffigurazione del soffitto di Sedgwick. Bene, questo approccio permette di spiegare una serie di teorie, e fra le quali alcuni elementi possono essere dedotti per tutte le teorie dell'uomo cosmico che Mircea Eliade ha descritto dalla Polinesia sino alla Siberia, sino all'America settentrionale, e poi anche quella zoroastriana e quella induista e così via. Bene,
Bene, questo è uno scenario astronomico nuovo che io ho presentato, ho sviluppato in vari articoli, partendo però dall'idea iniziale di Velikovsky, che la nascita di Atene dalla testa di Giove fosse un fenomeno astronomico associato a Giove, e poi seguendo i lavori di un americano, un fisico americano, John Ackerman, che ha pubblicato vari articoli ed è uno specialista di tutti i fenomeni che avrebbero coinvolto Giove in questo contesto. Sono fenomeni quello della nascita di Giove, siamo al 7000 avanti Cristo, però ci sono stati dei fenomeni precedenti, perché Metis, questo oggetto che finisce su Giove, entra nel sistema solare esattamente quando lo sappiamo, però è memorizzato dall'uomo quando nel 9450 passa così vicino da perdere un satellite che diventa la Luna, quindi una nuova teoria sull'origine della Luna, e provocare i fenomeni che terminano velocemente l'ultima glaciazione e le civiltà associate, fra cui quella di Atlantide. Ecco, il primo lavoro che io ho scritto in questo contesto riguardava proprio Atlantide, perché era abbastanza evidente che la data della fine della glaciazione 9500, che era stata determinata negli ultimi decenni come un evento molto veloce, tant'è vero che c'è un libro di due geologi di Oslo che scrivono che la glaciazione è finita in meno di 3 anni, pubblicato dalla Oxford University Press. È abbastanza naturale vedere l'evento che porta alla fine della glaciazione anche come l'evento che porta alla fine di una civiltà associata, perché un grande cambiamento climatico, un grande tsunami sono esattamente i fenomeni che vediamo nella descrizione platonica, e poi lo scioglimento dei ghiacci porta a innalzare il livello degli oceani, e quindi qui c'è anche la spiegazione dei cambiamenti che sono stati notati. Su questi all'inizio pensavo però ad un evento associato ad un impatto sull'oceano, però non ci sono grandi crateri di quell'epoca, e poi è nata l'idea che in realtà si fosse trattato della cattura di un pianeta esterno, concessione della Luna, che è possibile perché sarebbe un evento cosiddetto di meccanica celeste a 4 corpi. Ed è con grande sorpresa che circa 8-10 anni fa è stato pubblicato, ma pochissimo diffuso, il risultato incredibile, ottenuto dalla sonda Venus, da una sonda spaziale che dopo aver mappato Venere è partita verso Giove e Saturno, dotata di un gravitimetro molto accurato, e ha scoperto che la massa del nucleo di Giove è inferiore alla massa del nucleo di Saturno, che pure è un pianeta più piccolo, e questo non avrebbe spiegazione a meno di un impatto, che è la cosa più probabile. E la massa dell'oggetto impattante che darebbe luogo a questo fenomeno finale, a questo risultato finale, è stata studiata a Pechino al Dipartimento di Astrofisica da una certa lì che ha ottenuto 10 volte la massa terrestre. Voi ricorderete che Platone parla di 3 grandi catastrofi fra le molte, quindi ne tace di altre molto interessanti a memoria di uomo, e la più antica è quella della fine di Atlantide, la più recente è quella di Deucalione, su cui però non parla, quella intermedia non dice assolutamente nulla e deve essere quella del diluvio di Noè. Poi ci sono altre catastrofi, diciamo, minori, o magari non molto importanti dal punto di vista della memoria dei greci, ad esempio quella di Tifone, che sarebbe avvenuta 600 anni prima di quella di Deucalione, siamo al 2000 avanti Cristo circa, anzi sono pervenute sotto certe ipotesi alla datazione del 2033, che è una catastrofe che porta alla fine dell'antico regno egizio, alla fine della civiltà dell'Indo-Sarasvati, porta alla migrazione di Abramo, o meglio del suo padre, dalla città di Ur
alla città di Arad, che, guarda, si scopre, analizzando la geografia, che non solo le città dell'Iraq o Siria o Turchia, non solo del Medio Oriente, ma sono due città del Kashmir. E porta poi anche, ad esempio, nella catastrofe che crea tanti problemi a Giove, fra cui una malattia della pelle, la perdita dei figli che si trovano in una casa che crolla e li schiaccia, la perdita del suo bestiame e dei pastori che vengono inceneriti, e lui si salva per un certo motivo. Bene, questo oggetto Metis corrisponde quasi sicuramente al Nibiru dei Sumeri, su cui Sitchin ha scritto molto, però senza rendersi conto che il periodo che lui dava di 3600 anni era sbagliato, perché in Asia era normale certi numeri speciali moltiplicarli per 180, grittarli, fatto che io ho verificato essere vero per il Giappone, per il Nepal, per l'India, per il Tibet, per lo Sri Lanka e quindi anche per i Sumeri. E corrisponderebbe anche ad altre divinità degli Incas, ad esempio. Quindi questo è Immanuel Velikovsky, che ha pubblicato circa una mezza dozzina di libri, molti dei quali su questioni complicate di cronologia egizia, e altri libri che non sono stati pubblicati sono adesso disponibili su internet. E quindi io ho conosciuto la figlia a Princeton e sono stato in contatto con l'altra figlia di Israele. Bene, allora, qui sono le raffigurazioni che si trovano nei testi di Sitchin. Dunque, chi era Sitchin? Probabilmente avrete letto qualcuno dei suoi libri, perché ha avuto un ruolo importante nell'affermare l'arrivo sulla Terra di persone da altre, da un altro pianeta, da Nibiru o da altri. Dunque, Sitchin è nato a Baku, era un ebreo di Baku, ma ebreo di Baku era pure Mates Akest, un matematico e fisico. Le cui idee sono state plagiate da Sitchin, il quale è andato a New York, ha scritto una ventina di libri, ne ha venduti per più di 100 milioni di copie. Io l'ho anche incontrato a New York, ma cioè, sui libri sono molto interessanti, ma sono anche pieni di vari errori, quindi è un po' tutto da rivedere questa teoria, però ci sono dei punti anche molto importanti. Lui mi disse comunque che non leggeva nulla di altri perché non gli nascessero dei dubbi, cosa che in verità è abbastanza comune nel mondo della scienza, perché la stessa cosa ho sentito dire da Anati. Ecco, qui ci sono ad esempio alcuni numeri grandi che, presi come tali, sembrano impossibili e sono stati giudicati impossibili, ma nessuno si è accorto che in realtà erano divisi per 180. Che cos'è 180? 180 è il numero di giorni fra due equinozi e due solstizi, quando l'anno aveva 360 giorni. Quindi è un ricordo dell'anno prima del diluvio ed è un numero molto speciale. Ad esempio, il totale del regno dei re, dei 10 re antediluviani babilonesi, dato da Beroso, che era un sacerdote di Babilonia, che scrisse all'epoca di Alessandro Magno, di 432.000 anni. Dividendo per 180 abbiamo 2.400. E questi corrispondono al totale dei patriarchi biblici antediluviani, che anche loro sono 10, ma non sono gli stessi, contando sino alla morte di Noè, che Noè muore circa 350 anni dopo il diluvio. E 2.427 sono due numeri molto vicini, perché il 2.400 è arrotondato. Poi, questo è interessantissimo il risultato, ci sono il Kokiji e il Nihonji, sono i due libri sacri della tradizione, sono gli annali giapponesi, scritti verso l'epoca, verso il 600 d.C., e loro danno per la discesa degli avi celesti, e anche qui c'è un riferimento a qualcuno
venuto da fuori della Terra probabilmente, 1.792.440 anni, che è un multiplo esatto di 9.958. E questo ci porterebbe, quindi tornando indietro, perché non è chiarito, io non l'ho letto completamente, Neon Genesis è un libro di circa 700 pagine, fra quelli che devo ancora leggere. Comunque mi confesso che volerò senza aver letto l'integrale del Talmud, di cui mi sono limitato a leggere una sintesi di Cohen di 700 pagine, l'integrale sono 7.000 pagine. Ed è una lettura con delle cose sorprendenti, ad esempio leggereste: non è peccato uccidere un cristiano. Gesù si trova nella Ghenna immerso in un lago di sterco bollente. E poi ci sono altre cose che vi dirò quando avete compiuto 18 anni. Bene, e gli Yugas indiani, che sono, hanno un totale di 4 milioni eccetera, che decritato avrebbe 24.000 anni, e qui non è ben chiaro dove terminano, però se la fine di questi Yugas è verso il periodo del diluvio, l'inizio sarebbe verso il 27.000 a.C. E questo 27.000 a.C. è un numero molto interessante, perché recentemente in un numero speciale di una rivista di antropologia edita a Firenze dal professor Chiarelli, dedicato all'uomo di Neanderthal, si deduce la fine dell'uomo di Neanderthal verso il 27.000. D'altronde Ricino, nella sua mitologia, dà per il tempo in cui Prometeo diede all'uomo non il fuoco, ma la tecnica di conservazione del fuoco, che è una cosa un po' diversa, passati 3 miliardi di anni, cioè 30.000 anni. Sono numeri che sono tutti abbastanza vicini e che sono probabilmente in qualche modo una memoria che si è conservata. Allora, torniamo adesso a Metis, quindi partiamo dal 9.450, trascurando un'altra catastrofe di cui non parla Platone, ma di cui parlano i Maya. Platone ha tre grandi catastrofi, i Maya ne hanno quattro, di cui si parla nel Popol Vuh e in quel tanto che è sopravvissuto nelle loro tradizioni, in alcuni storici che erano metà spagnoli e metà aztechi o maya. O... Allora, questo pianeta probabilmente è entrato nel sistema solare, non sappiamo da dove in questo momento, però c'è una teoria di astrofisici che dice che tra la fascia di Kuiper e quella di Oort, Kuiper comincia più o meno con Plutone, poi c'è tutta una zona vuota ed è una ciambella Kuiper, poi c'è una zona vuota e poi molto lontano, praticamente metà della distanza fra il Sole e la stella più vicina, c'è una specie di guscio sferico chiamato la nube di Oort. Non c'è la certezza assoluta che queste cose siano vere, per quanto riguarda, è una teoria che ha le sue motivazioni, però ci si arriverà. Allora pare che tra questi due oggetti esisterebbero molti pianeti di dimensione fra quella della Terra e quella di Giove, e ogni tanto per vari motivi possono essere catturati. Quindi abbiamo visto che l'ipotesi della cattura è compatibile con il fatto che il nucleo di Giove abbia meno massa del nucleo di Saturno, che sia stata perduta dopo un impatto con un oggetto 10 volte la massa della Terra. Bene, è mia ipotesi che Metis, verso il 9.450 a.C., che è la addirittura forse finita in poche settimane, come si deduce dall'analisi di sedimenti organici nell'Atlantico settentrionale, questo oggetto sia passato vicino alla Terra e abbia, essendo più grande della Terra, ha deformato la Terra, deformandosi, assumendo temporaneamente la forma di un uovo, la crosta oceanica si è spezzata, come sarebbe avvenuto con un impatto, però è una causa dello spezzarsi della crosta alternativa all'impatto, facendo uscire molto magma, il cui effetto è quello di sciogliere i ghiacci, fare salire il livello del mare e quindi la fine di Atlantide. Poi questo oggetto si scatta su Giove,
quando nel 1910 lo vedremo. Il suo periodo non è i 3600 anni di Sicine, ma 20 anni. Abbiamo quindi un certo numero di passaggi memorizzabili dall'uomo, perché se 3600 anni è difficile che uno si ricordi, anche ricordi quando andavamo all'asilo 3600 anni fa è passato quello certo. Generalmente si vive meno di 3600 anni. Però a 20 anni, anche in periodi antichi, c'era sicuramente gente che se ne ricordava. Ora, ad esempio, abbiamo 120 imbiancature sulle mura di Chattahu Yug, che potrebbero essere associate a questo oggetto. Oggetto che fosse di colore bianco, come di colore bianco è la luna, soprattutto se la vedete quando sorge. Bianco, colore sacro. La luna è stata un'acquisizione molto utile per l'uomo perché ha portato luce, non ha niente di particolarmente catastrofico, il suo colore bianco è quello che è stato poi scelto dai sacerdoti per le loro vesti. Quindi bianche erano le vesti dei sacerdoti induisti, esseni, druidi, egizi, del Papa e così via. Questo è Chattahu Yug, le cui pareti pochi anni fa si è scoperto, ci sono stati 120 imbiancature, e qui abbiamo una cosa molto interessante, è il soffitto della tomba di Senmut, un ministro egizio dell'epoca di Hatshepsut, probabilmente anche amante di questa faraonessa, soffitto che era stato coperto da una intonacatura. Quando la tomba fu esplorata, cadde un po' dell'intonacatura e si scoprì che sotto c'era una cosa assolutamente, qui non si vede tanto bene, comunque c'erano intatto, e in questo soffitto ci sono alcune cose notevoli. La parte centrale ha delle stelle a 5 punte. Perché ci sono stelle a 5 punte e 6 punte? Possono essere associate a una stella o a un pianeta. Se sono associate a un pianeta, 5 punte è Marte, che è il quinto corpo, mentre associatele a questo oggetto Metis, perché avremmo avuto, allontanandosi dalla Terra, la Luna, poi l'altro satellite che era Marte, poi il Sole, poi Giove e poi questo oggetto. Dopo Giove, perché con orbita di 20 anni, questo oggetto nel suo figlio sarebbe andato fra Giove e Saturno. Quindi era il più lontano in termini di affinio. Bene, io le ho contate parecchie volte, sono 127, che è simile a 120, ma 9450 più o meno 5 anni è la data ottenuta per la transizione nel fondo dell'Oceano Atlantico a livello di materiale organico. 6910 è la data della nascita di Venere secondo la tradizione azteca riportata dallo storico Ixtilocibile, che aveva accesso a codici che poi furono fatti probabilmente scomparire. Bene, la differenza fa 2400 qualcosa diviso per 20 viene 127. Quelle 127 stelle sono la memoria dei passaggi e probabilmente la loro distribuzione ha anche un certo significato, in questo momento non so. Poi voi vedete che c'è una struttura ovale, ecco qui, in quella zona, quello deve essere Giove. Io lo interpreto come Giove, dopo l'impatto, in cui si espande. Ora, il momento dell'impatto non fu visto dagli egizi, fu visto sicuramente dai sumeri, che lo descrivono come l'esplosione di Tiamat. Tiamat, che colpita da Marduk, perde le sue viscere, si apre come una conchiglia e perde le sue viscere. È la descrizione bellissima di questo evento. Ma queste memorie egizie derivano dal 7000 a.C. e quindi siamo un predinastico molto forte. E in questo periodo probabilmente la città egizia aveva il suo clou nel Sahara, probabilmente nella regione dell'Atlante, dove ci sono dei monumenti megalitici straordinari. C'è uno simile a Stonehenge, ma molto più grande, con il doppio delle pietre,
E vicino a questo monumento, che si trova in una valle isolata del Marocco, praticamente sconosciuta, esplorata da Robert Temple, c'è una foresta di mele cotogni, di alberi di mele cotogni che sono alti 10 metri, il doppio di quello che raggiungono oggi. E ancora fortificati. Ricordate che sull'altopiano della Ira, nel Sahara, nel Niger, c'è un olivo che si calcola abbia 6.000 anni. Ed è un diametro, mi pare, una cosa di 15 metri, una cosa da roba, un altro gigantesco che con le radici raggiunge delle sorgenti di acqua ed è ancora in vita. Bene, allora voi vedete ciò e vedete anche il contorno triplo. Secondo me questo è legato al fatto che Giove era in espansione e quindi fu visto nel corso di 3 giorni successivi aumentare di dimensioni. E questa è la memoria. Poi vedete che è una cosa un poco appuntita. La punta si trova nella direzione in cui sotto stava il cratere del impatto e quindi il materiale uscendo spingeva l'atmosfera. Quindi non era questa espansione simmetrica, sferica, era deformata e poi si sarà presa una forma ovale, per cui è il nuovo cosmico. Attorno ci sono 3 stelline che sono probabilmente 3 dei 4 satelliti galileiani, li devo citare visto che l'associazione Galileo, sono 4, però evidentemente se ne vedevano solo 3 contemporaneamente, il quarto stava dietro nascosto. Ed è anche possibile che questi satelliti siano recenti, cioè siano materiale che è andato in orbita attorno a Giove. Quindi l'impatto ha avuto una serie di effetti. Il maggiore è l'espulsione di una grande massa che poi ha formato Venere, e questo è uno dei punti base del discorso di Velikovsky. Venere ancora oggi la temperatura è sui 600 gradi. Non solo, la parte impressionante è che nel giro di 30 anni si è notata la diminuzione, si sta raffreddando Venere. E poi ha una superficie che è tutta di materiale fuso, eccetera, eccetera. Altre cose sono andate in giro per lo spazio, parte del materiale è andato in orbita e potrebbe aver formato i satelliti galileiani. Poi parte del materiale ha formato le comete cosiddette gioviane, che sono le comete che passano tutte da un certo punto. Altro materiale si è depositato sull'orbita di Giove di allora, formando la fascia degli asteroidi dove c'è Ceres e altri, eccetera. L'impatto è stato di tipo frontale. Con un impatto frontale Giove ha rallentato la velocità, e se la velocità rallenta si deve allontanare per la terza legge di Keplero. Quindi Giove si trova adesso sull'orbita più lontana di quella in cui era prima. Prima si trovava sull'orbita dove c'era la fascia degli asteroidi, quindi era probabilmente visibile molto meglio di adesso, molto meglio di Venere, e questo spiegherebbe il fatto che fosse il primo dei satelliti, quando oggi non lo è, chiaramente non sarebbe di più Venere. Poi vedete 3 stelle che fanno pensare alle cinture di Orione, e ora Orione è molto lontano. Questo fa pensare che Giove, l'impatto sia avvenuto quando Giove era visto dalla Terra in posizionato davanti alla costellazione di Orione. Orione cosa vuol dire? Allora, Giove è diventato l'uovo cosmico, ma ci sono le acque cosmiche. Il materiale espulso da Giove che ha raggiunto la Terra era costituito anche da acqua, perché la composizione di Giove, per una serie di motivi, dovesse in gran parte fatta d'acqua. Quindi sono arrivate delle acque dappertutto sulla Terra, forse a chiazze comunque, che sono le acque cosmiche provenienti dal nuovo cosmico. E da queste acque si possono dedurre una serie di riti, come quello del battesimo. Voi, dell'acqua che arriva dall'alto, sulla testa, e voi avete i piedi nell'acqua, perché il battesimo avveniva una volta fatta dentro una piscina, dentro, e poi tutta una serie di altri riti, quello dei sacerdoti, eccetera. E poi c'è un rito descritto da Giovenale di una maga che è a Roma in inverno. Allora, in inverno il tempo ghiacciava sempre, come ghiacciava quasi tutto il Mar Nero. Era normale che ghiacciasse, non è che la gente se ne preoccupasse tanto.
c'era questa maga, dice Giovenale, che faceva un buco nel ghiaccio del Tevere, entrava nuda e si cospargeva la testa di acqua. Un rito chiaramente associato a questi eventi legati a Giove. Attorno, volendo, si possono contare 260 stelle attorno a questo disegno di Senhut, e 260 è la durata di giorni dell'anno dei Maya, una durata mai spiegata, che potrebbe avere una spiegazione in questo contesto, ma è una cosa un po' da analizzare ulteriormente. Ecco, qui vedete la costellazione di Orione, fra l'altro Or, Ur vuol dire acqua. In sanscrito ci sono due parole particolari per acqua, una è Pani, che è l'acqua normale, parola che esiste tuttora tale quale nel Bengali, nell'Hindi e nella lingua dei Sinti. I Sinti sono 2 milioni di zingari che provengono dall'India centrale e hanno la lingua più vicina al sanscrito fra tutte le lingue di oggi. Invece un altro gruppo di Sinti, il Pani, diventa Pine, e qui noi possiamo derivare ben, bagno, la parola bagno, la parola ben. Ah no. Però c'è la parola ura che vuol dire acqua pure, da cui urina, che potete dire acqua sacra perché viene dal corpo umano, e voi sapete che i bramini ogni mattina bevono un bicchiere della loro urina e si lavano la faccia e i capelli con l'urina delle vacche. E poi c'è anche tutta l'urinoterapia. Qui avete milioni di vacche qua vicino, invece di usarle solo per fare grana, potreste vendere anche la loro urina, così. Bisogna sfruttare le nicchie, ed è un suggerimento che vi faccio. Provate come vi trovate, entrate in qualche stanza, tanto la daranno gratis. Poi urinato è uno che è una parola latina che indica un subacqueo. E poi c'è questo ur, che la Uri da cui parte Abramo, è una città vicino al fiume più ricco di acqua dell'India, che è il Gelug. Va bene, e poi ci sono anche altri termini adesso. È probabile che le uova di Pasqua abbiano una origine da questo uovo cosmico. Dico questo perché ho fatto una ricerca su internet e non ho trovato nessuna spiegazione non banale. Ora, le uova di Pasqua hanno spesso in Russia e nell'est sono ricche di cose, di disegni. Bene, mi sono trovato, a un certo momento guardo sopra un armadio e c'erano varie uova che ce l'ha regalato una ucraina. Ne prendo una e c'ha una sfera rossa che fa pensare alla macchia rossa lì, con 6 petali attorno, e Giove è associato al numero 6, la stella di Davide, stella di Salomone, ha 6 punte, è della stella della potenza, del potere. Giove si trova oltre Marte e quindi sono 6 punte della stella. E poi c'erano, qui vedete, queste righe qui su e giù, le ho contate 56 ancora, associate a Marte prima. Questo prendendo per caso un uomo. Bisognerebbe fare uno studio un po' approfondito, perché se sono disegni non di fantasia ma tradizionali, allora generalmente dovevano tutti seguire a delle indicazioni del passato, delle indicazioni quasi sacre e precise. Questo è noto in particolare per l'India, dove qualunque raffigurazione delle divinità deve avere dei rapporti fra le dimensioni che sono precisamente fissati, e il risultato deve essere di indicare la divinità come se avesse 16 anni, dove 16 è l'età della giovinezza e della bellezza. E qui ci sarebbe una spiegazione legata alla cattura della luna. A
attualmente la Luna fa 12 cicli all'anno, che si trova a 380.000 km mediamente di distanza, da tavolette sumeriche del terzo millennio, secondo millennio, sappiamo che all'inizio la Luna appariva nel cielo grande una volta e mezzo il Sole, quindi aveva un diametro angolare una volta e mezza, e quindi doveva essere più vicina, e facendo i calcoli doveva essere 270.000 km, e contando il numero dei cicli erano 16, quindi l'anno iniziale con la prima prima della Luna doveva avere 16 mesi, e questo probabilmente è il ricordo di questa giovinezza e bellezza. Ecco, qui abbiamo questi sono Plutone, è stato scoperto da moltissimi anni, ha un pianeta satellite, o meglio, entrambi costituiscono, Caronte e Plutone costituiscono un pianeta doppio. Plutone è più grande. Ecco, qui ci sono le dimensioni, Plutone è più piccolo della Luna, qui lo vedete le dimensioni rispetto alla Terra. Bene, la cosa incredibile è che Caronte pare fosse stato un satellite di Nettuno, che è molto più grande della Terra, e sia stato catturato da Plutone. Quindi nella dinamica celeste possono succedere le cose più strane, più incredibili. Beh, fra le cose più incredibili della scoperta di sistemi planetari extrasolari è che si sono trovati dei pianeti più grandi di Giove, mi pare 8 volte la massa di Giove, che ruotavano a 1 milione di chilometri dalla loro stella, senza disintegrarsi. Ed è stato un grosso problema scoprire come questo fatto potesse andare avanti, e il risultato è stato ottenuto da un mio collaboratore siciliano del popolo. E qui vedete un'immagine della Luna che appare bianca in molti casi. Quindi. Ora, come sono arrivato all'idea della cattura della Luna? Sono arrivato essenzialmente sulla base di una serie di affermazioni mitologiche, non solo, ma anche di affermazioni degli storici, degli astronomi greci e romani. Ad esempio, Censorino, che ha scritto il libro dei Die Natali, dice che prima che ci fosse la Luna, l'anno aveva 3 mesi, e attribuisce questa affermazione agli Arcadi, che abitavano al centro del Peloponneso, considerati il popolo più antico della Grecia, sopravvissuto a varie catastrofi, e dice, gli archi dicono così, ma io non ci credo, ma prima che la Luna fosse l'anno avesse 3 mesi, e questo implicherebbe una Luna con 16 cicli. Poi dicevo quello dei testi sumerici, questo è Krishna, che così ha avuto molte reincarnazioni e comunque appare tipicamente come un giovinetto. Ora, perché la Luna, se all'inizio corrispondeva a 270.000 km di raggio di distanza dalla Terra, è passata? Allora, sono due gli eventi. Uno, quello del 7000 a.C., dell'impatto, perché il materiale arriva da Marte, colpisce la Terra, e c'è un'evidenza di 7 impatti principali simultanei sulla Terra, che fu già raccolta dal geologo Alexander Tolman, colpisce la Luna spostandola di un po' e facendola allontanare dalla Terra, e colpisce pesantemente Marte, che si allontana dalla Terra. Ora, Marte si trovava, sulla base dell'affermazione di Censorino dell'anno dei 3 mesi, si trovava a 1 milione di chilometri dalla Terra. Scusate, prima ho fatto una confusione nei 3 mesi. I 3 mesi sono riferiti prima che ci fosse la Luna, l'anno aveva 3 mesi, vuol dire che c'era un altro satellite per definire i mesi.
e questo doveva essere Marte. Bene, ora vediamo un po' il discorso su Marte. Che prima dell'arrivo della Luna dovesse esserci un altro satellite, richiesto da varie raffigurazioni del Paleolitico, ad esempio, e poi da alcune strutture geologiche particolari che si chiamano VALFs, che si trovano nei laghi e in alcune coste marine. Bene, trovandosi a 1 milione di chilometri di distanza, Marte era all'incirca grande come la Luna di oggi dal punto di vista angolare, quindi, perché Marte è 2 volte più largo, però era 2 volte più lontano, e così via. Anche facendo tutta una serie di conti, gli effetti di Marte sulla Terra erano simili a quelli della Luna di oggi. È molto probabile che ci fossero oceani, perché c'è evidenza di acqua sotterranea e c'è evidenza di una perdita catastrofica delle acque che hanno scavato dei canyon e così via. C'è un libro di Tinental sugli oceani di Marte e c'è anche evidenza di strutture artificiali che sono delle piramidi, sono le facce di Sidonia, c'è l'evidenza di una miniera, di altre strutture. Sono indicate in particolare nel libro di Picaluga, sono queste cose, ma la rivista dell'astronomo Ron Flander ha portato anche uno studio matematico sulla base della teoria dei frantali di queste strutture per vedere se erano artificiali o naturali, e la conclusione è che sicuramente non potevano essere naturali. Studio fatto in Russia, tra l'altro. Bene, questa è la zona che si chiama il bulge, cioè il gonfiamento di Tarsis, corrispondente sull'emisfero opposto a un abbassamento. Quindi Marte è stato colpito da una parte, si è schiacciato di qualche rotta dei 20-30 km e si è rigonfiato dall'altra parte con la formazione di vulcani e così via. Vedete, da una parte a sinistra il Mons Olympus, che è altro 25 km, e poi 3 vulcani che erano molto vicini a una frattura, quindi quelli più attivi probabilmente. E se guardate un momento, questi 3 vulcani sono nelle posizioni delle 3 piramidi. Ecco, questa è la macchia rossa. Che è molto grande confrontata con la Terra. Gli anelli di Saturno, anch'essi sembra che siano piuttosto recenti e quindi potrebbero essere dovuti a materiale proveniente da Giove che è passato vicino a Saturno, entro la cosiddetta sfera di Roche, dentro la quale i materiali si disintegrano, e quindi questa potrebbe essere l'origine. Questa pure è la fascia degli asteroidi, che corrisponde probabilmente alla precedente orbita di Marte e così via. Bene, allora, fra le tradizioni sulla Luna recente abbiamo ad esempio quella degli Uru, che vivono, o vivevano fino a poco fa, su isole galleggianti del lago Titicaca, i quali dicono che vivono su queste isole da prima che ci fosse la Luna. Fra l'altro la parola Uru, acqua. Per una tradizione indù dice che la Luna è nata dopo che il mare bollì. Questo significa che qualcuno che si trovava ad esempio sui Monti Gati, 2500 metri, vide vapori uscire da dove usciva del magma e così via. E il mare si può bollire perché uscivano dei vapori. Va bene. Poi c'è un salmo, e nel libro di Giobbe c'è una lode a Dio per il tempo in cui c'è la Luna e per il tempo in cui non c'era. Il simbolo della mezzaluna, cosiddetta islamica, è un simbolo turco che è molto più antico di Maometto, è stato poi adottato, ed è il simbolo in cui c'è una mezzaluna
con una stella a 5 punti. Potrebbe essere il ricordo della Luna che appare con delle fasi molto forti, e la stella a 5 punti potrebbe essere Marte oppure Venus, visto in quella posizione. Poi c'è una tribù della Melanesia, in Manipula, che dicono che a un certo momento l'atmosfera si riempì di vapore, non si poteva vedere niente. Quando i vapori scomparvero, molta terra era scomparsa perché il livello del mare si era alzato e c'era la Luna nel cielo. E poi sono molti gli autori greci che ricordano un tempo senza Luna. Questa è una delle isole galleggianti, fatte con una particolare pianta, una mezzaluna. E ora, se Marte si trovava a 1 milione di chilometri dalla Terra, da cui seguivano l'arco di 3 mesi, era nella zona abitabile. Quindi Marte poteva benissimo, avendo anche acqua, essere abitato da forme di vita, e forse anche intelligenti, visto che le strutture come le piramidi e il resto indicano una presenza intelligente. Bene, dopo l'impatto su Marte, che ha formato il Tarsis Bulge e una depressione dall'altra parte, Marte è entrato in un'orbita caotica che poi si è più o meno regolarizzata, passando vicino alla Terra pare ogni 54 anni, nel periodo dopo il diluvio ogni 56 anni prima. E io ho una raccolta, e passava, era visto in un certo punto della Terra alternativamente di giorno o di notte. Quindi ogni 108 anni veniva visto passare di giorno oppure di notte. E questi sono numeri che io ne ho trovati più di 100 nei raccolti, e si trovano un po' dappertutto. Ad esempio la Madonnina del Duomo di Milano, poi sono entrati nei riti della massoneria, la quale è ereditato molto dal mondo egizio ebraico. Quindi noi abbiamo la Madonnina del Duomo di Milano, costruita probabilmente da massoni, e è a 108 metri d'altezza. Beh, voi sapete che la chiesa nuova di San Giovanni Rotondo di Padre Pio è stata costruita da Renzo Piano, che è massone, e l'ha costruita in stile massonico, non ci ha messo il crocefisso, e quando Benedetto XVI ci ha dato e voluto il crocefisso, è partita una causa contro il Vaticano, perché il contratto era che per 50 anni non ci dovessero essere crocifissi. Il Vaticano ha una superficie di 108 acri, dove l'acro, nell'isola inglese, corrisponde all'incus umerico, e poi ce ne sono tanti. Dentro la grande piramide ci sono 54 nicchie lungo la grande scalinata. Se voi siete un lama e volete passare di grado, dovete fare il giro di 108 cimiteri. Se voi fate 108 giri del monte Kailash, altezza 5000 metri, entrerete nel Nirvana direttamente senza passare per una reincarnazione. Vabbè. Il numero totale di passaggi è probabilmente stato 100, di cui uno segreto, per cui 99 sono noti, sono i 99 nomi noti di Dio nel Corano. Il 100° è segreto, ma è noto. Ecco, c'è una cappella templare a Roslin in cui appaiono 100 uomini verdi che sputano foglie e 56 simboli massonici. Vabbè, comunque, questa è la cappella di Roslin, acqua su Marte, questo è uno dei canyon, questo è il Valles Marineris, che è un'apertura, che adesso è in parte chiusa, lunga 5300 km. Queste sono strutture. Bene. Bene, direi che potrei andare avanti con varie cose, ma forse, ecco, voglio far vedere questi tre vulcani che hanno dei nomi un po' poco noti. Questi tre vulcani corrispondono come distanze e angoli alle tre piramidi di Giza, molto meglio delle tre stelle di Orione che Bovalla suppose fosse un riferimento. Non solo, a questi
cosa vuol dire la parola piramide? Pyramis in greco, pyramis. Vuol dire avente la forma di una fiamma. E quindi il riferimento ad una, alle eruzioni vulcaniche che venivano viste dalla Terra quando durante questi passaggi ogni 54 anni Marte passava la distanza tra la Terra e la Luna più o meno. E quindi poteva essere visto nel cielo con una dimensione di alcuni angoli e si vedevano molto bene questi vulcani. Esiste un'altra relazione fra le piramidi di Giza e i tre monti sacri dell'Asia, i tre monti più sacri dell'Asia, nord dell'India, che sono il Monte Meru o Kailash, e poi sono due monti che hanno la stessa altezza, a meno di 3 o 4 metri, sullo stesso meridiano, e sono all'inizio della valle di Bunza in Pakistan, e sono lo Kunza Kunji e il Rakaposhi. Rakaposhi vuol dire confine del popolo di Dio, e Kunza Kunji vuol dire padrone, signore della scienza, creatore di tutto. Bene, due di queste montagne hanno la stessa altezza come avviene per due piramidi, perché quella di Cheope è poco più alta perché si trova sul monticello di qualche metro, altrimenti ha la stessa altezza di Khefer. L'altra, quella di Michelin, è molto più bassa. Il rapporto fra le altezze corrisponde al rapporto fra l'altezza del Kailash sulla base e l'altezza del Grande 2 sulla loro base. Bene, la seconda, allora, Platone parla di tre catastrofe. La prima è il 9450, Atlantide, fine glaciazione. L'ultima di cui non parlo è quella di Deucalione, che corrisponde all'esplosione di Fetonte, migrazioni, cambiamenti climatici, fine del Medio Regno, invasione dell'Egitto degli Ixos, esodo. Il passaggio di Mosè non è il passaggio del mare, ma il fatto che Mosè era bloccato in un punto in cui la strada era un sentiero su un costone che era chiuso dalle frane. Il vento provocato dall'esplosione di Fetonte abbassa di qualche metro le acque del Mar Rosso nella zona del Golfo di Aqaba, e lui può camminare sulla sabbia e portarsi al di là di questa zona bloccata. Nel 3161, data a cui si arriva in vari modi, avviene il diluvio di Noè, quello biblico, 300 anni dopo la costruzione delle piramidi, è dovuto ad una causa un po' complicata che a questo punto preferirei non sviluppare perché altrimenti ci sono troppe idee nuove, e solo recentemente mi sono convinto di dove fu costruita l'arca. Questione complessa, anche se Nicola di Damasco già ne dava la soluzione. Nicola di Damasco è dimenticato come il più grande storico di ogni tempo. Scrisse 144 libri, è il più citato da Giuseppe Flavio e da Ateneo, e lui dice che fu costruita nella regione di Minas. Questa regione è quella del lago Manasarovar in Tibet. A Parma c'è un libraio che si chiama Rossello che vende libri orientali, India e Tibet in particolare, che fra due mesi va sulla Comunità Romana. Io ho telefonato ieri perché domani vado a trovarlo. E vabbè. Bene, questo è un posto in cui è a 4700 metri di altezza, ma non c'è delle zone lungo la costa che non ghiacciano mai per la presenza di sorgenti di acqua bollente, di acqua calda. Il cedro di Odara è un albero che resiste all'acqua per più di 300 anni, non è attaccato dagli insetti e cresce fino a 4500 metri d'altezza. Quindi fu usato per, e sulla strada che va dal Manasarovar alla valle del Gange, la strada più veloce, che fu percorsa nel 1806 da un inglese il cui libro ho letto recentemente, l'avevo proprio preso da Rossello, si trovano giacimenti di bitume. Inoltre
cosa dice la Bibbia, affermazione che è sempre stata considerata ridicola e impossibile, che prese tutti gli animali, la cosa ha senso se erano tutti gli animali che vivevano in quella zona, perché a 4700 metri trovate poche decine di specie, forse meno di 30, non ci sono insetti. Se voi andate al lago Manasarova, a un certo momento non trovate più insetti. E ci sono dei pesci nel lago, qualche aquile, qualche uccelli, eccetera. Vuol dire il lago del sapiente, è una parola sanscrita, Sarovara vuol dire lago, Manas, come Minos, Minosse, Menes, Manu, Mannu, Minias, Man, uomo, colui che ragiona, l'uomo, il lago dell'uomo sapiente. Doveva essere Noè, di cui non ho ritratto. Comunque questa è una visione del monte più sacro esistente sulla terra, che è il Kailash o Monte Meru. Chi non è mai stato scalato, i cinesi avevano proposto a Mestre che ha detto di no, è vietato salire sulla cima di quel monte, riposerebbe Shiva con la moglie Parvati oppure con altre mogli. Questa è una riva, un'altra sponda, non so dove fu costruita, e questo è il lago. Sulla destra, a sinistra c'è un altro lago, sono collegati da un fiumiciattolo lungo il quale poi ci sono sorgenti di acqua calda. Da questo lago nasce, dal monte Kailash, e da questo lago nascono tre grandi fiumi, l'Indo, il Sutlej, che è l'affluente dell'Indo, e il Brahmaputra. E poco più a sud nasce il Gange, la Carnatica. Quindi è un posto molto speciale geograficamente e nella storia umana. Va bene, mi spiace di aver forse detto troppo, comunque mi sono fermato, d'altronde anche cena stasera c'erano degli agnolini squisiti, ma mi sono fermato per loro. Stasera abbiamo un po' più di tempo.